Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni, siamo qua in questo nuovo episodio di Farming Simulator 2015. In questo video, come leggete dal titolo, siamo sul forum, anzi sul server pubblico del forum Farming Italia. Mi avete sempre chiesto in tanti di avere un server, una partita per giocare in multiplayer come... Aspettate che... Mi avete sempre chiesto di avere un server o comunque un posto in cui poter giocare con me. E questa è l'occasione che avete per giocare non solo con me ma anche con Gamerale, comunque tutte le persone dello staff del forum, che poi magari saranno anche MiroZed, eccetera eccetera eccetera. E poi chi lo sa, magari beccate anche altre persone, modder che passano qua dentro, non lo so, questo dipenderà tutto da voi. Comunque, ieri ho caricato un mini vlog cortissimo dal cellulare per dire che... appunto aprivo questa piccola sessione di registrazione nel server. Stiamo trinciando. Attualmente il server è da 6 posti, quindi per adesso è ancora un po' limitato. Vedremo se in futuro aggiungere altri slot. Diciamo che siamo contenti di come sta funzionando questo server, perché cosa sono 5 minuti? Comunque, siamo contenti di come sta girando questo server, perché comunque da quello che mi hanno detto persone che hanno una buona linea, una buona connessione, zero lag, zero. Adesso qua dentro una persona che non so se si chiama, è Albi, comunque non so se ha la 20 mega o cosa, comunque fa 25 di ping. Quindi da questo punto di vista sarà poi solo la vostra linea che farà la differenza. Però il server è veramente buono. Per adesso, come vi ho detto, è solo 6 slot, quindi è un po' limitato, ecco. Però è un server aperto a tutti ed è aperto 24 ore su 24. È un server che appunto è ufficiale del forum, ma che, diciamo, vi diamo anche in concessione se volete giocare con i vostri amici, con altre persone, potete ritrovarvi qua e magari laggare di meno, perché ovviamente giocare su un server è molto diverso rispetto a giocare su una partita aperta da un amico, da un'altra persona, da un client. E niente, qua per adesso stiamo facendo trinciature, ci stiamo avviando piano piano. Come vedete abbiamo guadagnato già un bel po', e penso che a breve investirò anche tanti soldi per comprare tutti i campi. Vedremo come sistemarci. Per adesso stiamo facendo un po' di biogas. Dov'è? Là, eccola qua. Volevo vedere. Ah, già finito lì? Bene. E niente, poi se volete partecipare nei miei video, comunque questo sarà anche il modo, perché io non dico una volta alla settimana, ma molto probabilmente sì, non prometto nulla, ma probabilmente sì, farò almeno un video qua in questo server per vedere un pochino di giocare anche con i fans, con i funs. Allora qua direi che possiamo chiudere, però sali, se no se non sali non è proprio il massimo. Comunque, sta girando molto bene. Trovate sul forum, su Farming Italia, trovate tutte le info. C'è una password. Non la dico nel video, appunto, perché voglio che ve la prendiate direttamente dal forum. Quindi iscrivetevi al forum e poi ce l'avrete lì. Visto che molti me l'hanno chiesto, ragazzi, non è che una volta registrati avrete accesso a tutto. Dovrete fare un topic di presentazione. Questo cosa vuol dire? Seguite il regolamento e non c'è, e trovate tutte le info per farlo. Comunque dovrete aprire poi un argomento, una pagina in cui vi presentate, parlate di voi stessi, eccetera. E questo è il minimo, perché altrimenti non sarete attivati per vedere anche le altre categorie. E niente, io diciamo che qua cercherò di, appunto, di starci, non dico tutti i giorni, ma quasi, di venire magari a fare una controllata. Poi ci sono tutte le persone dello staff del forum, sempre. Quindi, ehi, però, se tu fai così, io come cavolo faccio? Allora,
Comunque, ci sono tutte le persone dello staff che modereranno e tutto, che penseranno direttamente loro a controllare. Inoltre, vi consiglio di iniziare a giocare fin da subito, perché inizieremo a breve a fare un sistema per cui sceglieremo dei capi azienda che saranno, diciamo, coloro che comanderanno i lavori. Che ne so, entra una persona nel server, saranno loro che decideranno: oh, tu mettiti a trinciare, tu fai quello, tu fai quell'altro. E diciamo che faremo delle selezioni per merito, ecco. Vedremo chi è che si comporta meglio nel server, chi è che c'è molto spesso, eccetera. E poi saremo noi a decidere se mettervi nello staff del server oppure no. Allora, intanto, qua come siamo messi? Qua siamo già al 9%, ok? Ora volevo spostarmi un po' di là. Stiamo facendo un po' di tutto. Adesso devo ancora rinnovare un pochino ancora il parco macchine, perché c'è ancora da comprare un po' di roba, magari per barbabietola, eccetera. Però la mappa è la solita, la non mi ricordo come si chiama, ma non mi ricordo mai come si chiama. La Bjornholm, qualcosa del genere, può essere. Comunque quella è la mappa. Qua abbiamo già Ugnola nel T9 in aratura. Poi dov'è il quad track? Dovremmo avere il quad track se non c'è qualcuno sopra, cosa molto probabile. Probabilmente ci sarà qualcuno sopra, perché altrimenti ci sarei già salito io. Ci sarà qualcuno. Sì. C'è qualcuno sopra qua? Ah no. Boh. Allora, comunque abbiamo un quad track con la seminatrice Oshk in questo momento. Stiamo seminando qua frumento. E voglio anche fare un po' di frumento e boh. In aziendina qua ci sono anche qualche mezzo piccolo che lascerò, perché magari a qualcuno piace anche girare con i mezzi un po' più piccoli, eccetera. Quindi lascerò tutto. Questo sta a voi leggere poi il regolamento e tutto. Agro guarda come fa manovra il T9. Vediamo. L'ho già visto. Comunque, c'è un regolamento sul forum. Vi invito a leggerlo. Comunque è molto semplice, molto basilare. Sono più o meno le solite regole che ci sono ovunque. Rispettare le persone. Cercate di essere realistici. E comunque, se, che ne so, sapete che alle 9 dovete staccare, perché, che ne so, non potete più giocare, dovete uscire, vostra madre non vi lascia, che ne so, avete un impegno, fate in modo da o lasciare il mezzo a qualcun altro oppure portarlo nel sotto le tettoie e sistemare tutto. Allora, vediamo un po'. Sì, qua ho notato che il T9 con questo aratro fa una manovra assurda, che arriva qua, sfiora, se non taglia i copertoni, sfiora. Poi si butta qua, si butta tutto d'un lato. Ecco qua, vedete? Gira ancora, poi sterza solo qua. È un qualcosa di assurdo. Anche perché mi lascia poi sempre sto coso qua. Però vabbè, dai, poi tanto abbiamo l'erpice, non è quello il problema. Qua hanno quasi finito anche questo campo. C'è anche già una parte della silvicoltura. Penso che c'è una parte della silvicoltura, quindi penso che a molti piacerà anche. Abbiamo già messo a disposizione una scorpion, poi ci sono due di questi qua, i buffalo, uno qua e uno di là. Ho anche già messo qua un camion e poi vedrò. Se avete domande, se avete proposte per cioè, magari ci giocate spesso e dite: cavolo Agro, secondo me servirebbe un altro camion perché fa comodo, lo scrivete nel topic ufficiale, trovate sempre il link in descrizione di questo video. E aspettate, e niente, poi una volta che cosa stavo già dicendo? Oddio. Ah sì, ecco, scrivete sotto sotto il topic cosa volete aggiungere, se avete proposte, che ne so, Agro, secondo me dovresti far questo, dovremmo far quello. Lo scrivete lì e poi noi vi diremo subito se lo faremo, se sistemeremo il tutto. Oppure potete dirlo direttamente in chat se c'è qualcuno dello staff.
A breve metteremo a disposizione anche il server TeamSpeak da 32 posti, quindi ci sarà la possibilità di ospitare anche qualche piccolo team che magari vuole farsi la sua cartellina lì. A breve vuol dire nel giro di una settimana o due, vedremo bene come sistemarci. Qua c'è Franco che gira come un... Ecco, Franco figura di merda davanti alla telecamera. Bravo. Comunque, questo TeamSpeak comunque rende tutte le cose molto più belle. Giocare nel server comunque con la possibilità di parlare con le persone è tutta un'altra cosa. Non so se tutti di voi hanno avuto la possibilità di farlo, però comunque tenete presente che da solo per trinciare, avere coordinarsi tramite l'audio è tutta un'altra cosa. Allora, adesso usiamo questo. Ok, ora, questo lo lasciamo a Franco. Volevo vedere, allora, qua sta andando avanti. Ok, questo l'ha lasciato mezzo pieno, l'altro lì, vabbè dai. Vado a scaricare io. Allora. Dai, forza, potresti anche andare un po' più veloce. La butto lì, eh. Giriamo di qua. Ok. Diciamo che molto per adesso non ci sono mod, ma molto probabilmente inizieremo poi ad inserirle. Inseriremo solo mod che potete anche trovare sul forum gratuitamente. Quindi niente mod private, niente mod a pagamento, niente DLC, niente mod per donatori e queste cose qua. Solo mod che troverete postate ufficialmente sul nostro forum. Quindi non lo so, magari poi inseriremo il Morro Epta e queste cose qua. Qua penso che lo porterò in farm perché tanto ormai non serve più. E poi mi sa che chiudo anche l'episodio, anche se non è proprio venuto lunghissimo. Era solo per avvisarvi che c'è questo server e che vi aspettiamo davvero in tanti. Adesso non c'è Gamerale qui con me, ma comunque vi ringrazio anche voi per tutte le gioie che ci state dando su Farming Italia. Ah, tra l'altro, alcuni di voi mi hanno detto, mi hanno scritto che hanno avuto problemi, nel senso che non gli arriva la mail, eccetera. Ragazzi, io per adesso ho disattivato, appunto, proprio perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, ho disattivato la conferma via mail. Probabilmente fra poco la riattiveremo. Fate attenzione, cioè, se prima magari non vi arrivava la mail, provate adesso ad andare lì a... dovreste avere tutti accesso e presentarvi, eccetera. Tra l'altro, come ho già detto prima, ricordatevi che c'è la necessità di presentarsi per avere accesso a tutte le sezioni. Dato che già in molti mi hanno scritto: ma Agro, guarda che io mi sono registrato ma non vedo mica niente, ma cavolo, ma il forum è praticamente vuoto. E ovviamente Benin, cioè, non aveva fatto la presentazione nella sezione apposita e ovviamente non vedeva tutto. Comunque, mi sa che per questo episodio è tutto, per questo video è tutto. Noi ci vedremo, non so come chiamerò la serie, se server pubblico o qualcosa del genere. Vi invito davvero tanti a partecipare, anche se io quando ci sarò, quando registrerò, vi avviso sulla pagina Facebook. Però voi non mettetevi lì a dire vengo solo quando ci Agro, perché comunque il server è aperto 24 ore su 24 e l'abbiamo creato apposta per far divertire voi. Anzi, ringrazio davvero tanto MB Gamer perché ci stanno dando davvero una mano gigantesca. Tutti i server, tutte queste cose qua, cioè questo server non lagga. È difficile adesso trovare un server che non laghi. Tralasciando adesso la mia connessione, faccio 80 di ping, ma perché è colpa della mia linea de merda. No, vabbè, non de merda, però della mia linea che purtroppo in ping non è proprio ferratissima. Allora, adesso giriamo, posteggiamo un attimo questo. Probabilmente compreremo anche degli animali e così via. Devo anche comprare magari la... quasi quasi. Compro anche una o due idropulitrici, le metto di là.
Allora, poi vediamo ancora loro a che punto sono. E chiudo davvero, perché poi tutte le volte chiudo, sì, dopo chiudo, poi alla fine non chiudo mai. Adesso lo posiamo un attimo qua. Ci sarà da fare un po' di cippato dopo, penso. Sì, mi sa che faremo un po' di cippato per chi resta. Niente, al momento forse c'è ancora due posti liberi, non lo so. No, un posto libero in teoria dovrebbe esserci. Non c'è nessuno che entra. Abbiamo deciso di lasciare senza mod apposta. Abbiamo messo la password, ragazzi, perché almeno così siamo sicuri che non entra gente a far casini e gente del forum, eccetera. Ricordatevi che noi abbiamo accesso sia a un log che ci dà sia IP che nome di qualsiasi persona che entra. Questo non è una minaccia, però è solo per dirvi: se qualcuno entra poi a far cazzate, anche se non c'è nessuno, noi poi sappiamo chi è stato. Non è quello il problema. Anzi, se invece voi siete dentro e vedete che qualcuno fa cazzate, screen al nome e poi ce lo dite, ce lo o sul forum o da qualche altra parte, e vedete che noi poi risolviamo. Anzi, è un modo per vi ricordate di nuovo il discorso del farvi vedere per diventare responsabili del server, eccetera. Ecco, stesso solve. Allora, tiriamolo su perché sennò non passa sopra agli steccati. Boh, da Gromoderni è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito davvero tanto a partecipare a questo server e a utilizzarlo. È qui per voi e penso sia anche una bella cosa. Non so, voi tenetevi pronti perché probabilmente fra un po' magari ogni tanto metterò anche il salvataggio di ProFarming qua sopra per aprire proprio così, per farmi aiutare anche un po' da qualcuno. Vedremo poi più avanti. Niente, da Gromoderni è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.